Nuovo appuntamento con Zona Franca che proprio dal titolo ci consente proprio di non parlare sempre di politica, anche perché in questi tempi la politica è quello che interessa tutto sommato meno. In mia compagnia, lo vedete alla mia sinistra, c'è Lorena Matic che inquadriamo. Ciao Lorena, benvenuta a Grazie. Zona Franca. Inquadriamo Lorena Matic, per favore, grazie. Grazie a Allora voi. Lorena, vabbè, ormai il progetto che tu porti avanti da parecchi anni, lo penso che insomma almeno a parte gli addetti ai lavori, ma ormai non solo lo conoscono in tanti. Questa volta metti in scena è il titolo, quello fisso, quello che resta, e poi ogni anno vai a cercare un tema, chiamiamolo particolare, che incuriosisce, ma soprattutto perché vai alla ricerca proprio della crème, dove parti affrontando un tema, però spopola. Io mi ricordo un caso, una volta siamo trovati alla scuola di musica 55, dove abbiamo fatto un viaggio nelle Favelas. favelas. Che era affascinante, no? Avevamo scoperto un mondo completamente differente. Questa volta parliamo di Pinocchio, Pinocchio dalle sue tante sfaccettature, perché non c'è soltanto il Pinocchio della Walt Disney, se non sbaglio. E senti, siamo ormai quasi addirittura d'arrivo, percorso che dura molti mesi. Partiamo da come ti è venuto in mente di parlare di Pinocchio, perché è forse il tema più particolare di tutte le edizioni fatte finora. Allora, diciamo che è il secondo anno, la seconda edizione che si occupa di una favola popolare, quattordicesima edizione del progetto, del format, questa volta metti in scena. Lo scorso anno, appunto, si è parlato di Peter Pan, tu accennavi prima alle favelas perché abbiamo voluto analizzare il bambino o il bambino che c'è in noi nelle varie sfaccettature. Quest'anno continuiamo con il ciclo, chiamiamolo, delle favole. E siamo passati a Pinocchio. Pinocchio perché il libro di Collodi, Le avventure di Pinocchio, è il terzo libro più letto al mondo ed il più tradotto in assoluto. Quindi partiamo da un elemento, in questo caso una favola, la favola di Collodi, molto riconoscibile e popolare, per poi andare a scavare e analizzare invece gli aspetti più profondi. È una favola che contiene tantissime metafore. Infatti il sottotitolo di questa edizione è Metafora della vita con svelamenti in arte e natura. Allora, senti, sono grossomodo circa i 500 i ragazzi coinvolti, ma questo è anche un progetto che è trasnazionale, nel senso che sono coinvolte non solo scuole appunto del Friuli, ma anche quelle della vicina Slovenia, in particolar modo della città di Capodistria. Beh, non solo, allora diciamo che è coinvolto l'intero Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo scuole da Udine, da Monfalcone, quest'anno una new entry, abbiamo Lisi Spertini, che per il primo anno partecipa e spero sia un inizio per poter continuare, scuole di Trieste, e abbiamo anche le scuole del litorale sloveno, quindi scuole non solo slovene, ma scuole della minoranza italiana che vanno da Capodistria, Pirano, Portorose, Isola. E da un paio di anni abbiamo anche un'eccellenza svizzera, Liceo Freidelberg di Zurigo, che segue il progetto e partecipa alle varie fasi. Ecco, allora, senti, questo progetto, a parte che quest'anno ha visto anche, e dopo però ne parleremo e vedremo proprio, rivedremo un po' quegli attimi dell'inaugurazione, questo progetto ha visto anche, non, per la prima volta, anche l'ospitata in una delle gallerie più prestigiose, della regione. Parliamo della Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Monfalcone, che tra le altre cose fino a metà maggio ospiterà anche la mostra futurista di Crali, quindi insomma sei entrata in una galleria dove la qualità sicuramente non è quella spicciola, per capirsi, appunto sei entrata proprio a Monfalcone. Com'è stata l'esperienza? Perché sai, un conto è magari il Museo Sartorio, il Teatro Miela, che ospitano varie tipologie, invece entrare proprio in una galleria che si occupa proprio di questo.
Allora, è proprio la volontà del progetto che si dedica sì alla parte, diciamo, più giovane della collettività, ma vuole a tutto tondo coinvolgere l'intera collettività e quindi si rivolge anche a un pubblico più adulto. Si voleva, avendo delle proposte qualitative, insomma, è un progetto unico nel suo genere e quindi sia per le modalità con le quali mettiamo in campo le azioni, ma anche per i luoghi che diventano le sedi dei vari eventi. Dicevi appunto tu, il Museo Sartorio ha ospitato una mostra scientifica, quindi con l'OGS, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, perché abbiamo voluto analizzare la bugia nel suo aspetto positivo e quindi la mimesi, come la mimesi rappresenta il diventare altro da sé e quindi permette all'animale di salvarsi dal predatore, dall'uomo, quindi generare nuova vita. E poi abbiamo avuto per il primo anno questa bellissima sede che è la Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Monfalcone, che è un luogo deputato all'arte e abbiamo potuto portare due artisti internazionali, Karin Andersen, che è un'artista tedesca che lavora con il video e con la fotografia e vive a Bologna, e José Molina, invece, che è un artista spagnolo di stanza a Milano, che lavora con il disegno, con l'iperrealismo, centellinando ogni minimo segno per raccontare altre storie in ogni immagine. Quindi due artisti internazionali che hanno interpretato ancora una volta il tema del doppio di Pinocchio, quindi il vero, non vero, l'illusione, la realtà. Accompagnata poi da una performance anche con l'Accademia di Belle Arti, Giambattista Tiepolo, di Udine. Senti, io sono un po' curioso, vorrei capire apriamo per favore, vorrei capire un po' la particolarità di questa locandina, perché è veramente complessa. Allora, bisogna dire che partiamo dagli spunti dati dai professionisti, quindi abbiamo avuto un aspetto scientifico e abbiamo avuto un aspetto di arte contemporanea di grandissimo livello, proprio qui a Monfalcone, e siamo partiti anche con gli stage formativi, quindi abbiamo portato gli artisti in classe, abbiamo portato anche il direttore artistico del Festival Maravè che ha tenuto una conferenza su arte contemporanea. E abbiamo voluto dare diversi stimoli. Da lì sono partiti i ragazzi all'interno delle scuole a pensare il loro Pinocchio. Quindi il giorno delle premiazioni, che è avvenuto primo di febbraio al Teatro Miela di Trieste, presentiamo anche una locandina che contiene poi le immagini dei lavori premiati. Quindi è come se fosse un trofeo, un premio ulteriore che vogliamo dare ai vari ragazzi per poi ritrovarsi in un manifesto che rimane documento dell'edizione numero Allora, 14. senti, rivediamoci un attimo quella che è stata la giornata dell'inaugurazione, anche poi con delle performance veramente molto originali, proprio la Galleria Comunale d'Arte di Monfalcone. Sarà un'intervista molto breve con la curatrice della Matrix perché insomma, il progetto è appena all'inizio, però sei già senza voce, quindi voglio vedere come arriviamo a fine di questa 14ª rassegna. 14ª rassegna dove i commenti sono stati finalmente un'esposizione di arte contemporanea proprio nella galleria che in realtà proprio è nominata proprio di arte contemporanea. Quindi complimenti da parte della città culturale di Monfalcone per questo tuo nuovo ingresso. Beh, vi ringrazio, io ringrazio che la città di Monfalcone, il comune di Monfalcone, l'assessorato alla cultura, il sindaco e le istituzioni abbiano creduto in questo progetto che vuole proprio entrare nello spazio dedicato all'arte contemporanea. Mi auguro che questo sia il primo sassolino di un lungo percorso assieme. Allora, è un progetto peraltro che, ricordiamo, è anche uno dei pochi progetti finanziati anche dall'area slovena, quindi veramente un progetto transfrontaliero dove non c'è un bando europeo, lo spieghiamo per gli amici che non conoscono il progetto, ma che vede protagonisti anche il comune, città di Capodistria, vede protagonisti diversi, punti importanti. Quindi, è una mostra che vale la pena vedere perché? Perché molto spesso noi a Monfalcone vediamo gli artisti del territorio monfalconese, ma non vediamo artisti di fama nazionale e internazionale. E penso che proprio grazie a questo nuovo modo di fare bandi della cultura, anche le città più piccole possono avere
Mostre che però altrimenti difficilmente avrebbero, perché noi che seguiamo da anni, insomma, ti abbiamo sempre visto in grandi città. Beh, devo dire che i bandi della cultura sono un'eccellenza della nostra regione, perché non ce n'è nelle altre regioni questo punto di attenzione alla cultura. Ed è bello proprio l'interscambio, vedere cosa succede da altre parti e portarla qui in nostra regione e portare le nostre produzioni, le nostre eccellenze altrove, proprio per creare una sorta di scambio e dialogo con il resto del mondo. Dopo tante mostre di varie regioni, finalmente arriva una bella mostra di arte contemporanea. Qualcuno ha detto finalmente sta galleria ospita qualcosa per la quale è nata da non molto tempo. Noi siamo sempre abituati a vedere i transatlantici, ci siamo abituati a vedere Panzano, invece oggi è proprio una mostra d'arte contemporanea. Doc, Fasan, c'è tanta gente da fuori Monfalcone e soprattutto una mostra veramente di qualità. La mostra è assolutamente di qualità, è una mostra d'arte contemporanea, è vero. Dopo dirò anche di una chiave di lettura che mi è stato appena chiesto, quale fosse la correlazione tra quanto si è visto dal punto di vista fotografico a quello che si è visto dal punto dell'iperrealismo del disegno, ma devo anche dire che chiaramente ci sono dei rimandi che possono anche in qualche modo riportare, soprattutto nella parte fotografica, nel colore e nella tipologia del segno, possono riportare a rimandi anche del passato. Devo dire che è una mostra che ha dato, come dicevi tu giustamente, anche un ottimo riscontro dal punto di vista numerico, ma nella chiave di lettura che mi si chiedeva appunto del dialogo, della correlazione tra le due tipi di arte, quella fotografica e quella del disegno, devo dire che l'iperrealismo molto probabilmente può essere una chiave di lettura. Non voglio non dare la chiave di lettura, ma una delle chiavi di lettura, quantomeno la mia. Qui c'è un ottimo esempio di come l'iperrealismo sognato, fotografato e in qualche modo voluto dell'arte fotografica dialoga con un iperrealismo più dettagliato e più ricercato, che è quello del disegno, che in qualche modo danno un'unica chiave lettura, quella della qualità. A rappresentare la regione Friuli Venezia Giulia, partner del progetto e finanziatrice, c'è il consigliere regionale Caligaris. Caligaris, è una mostra che, tra l'altro, cosa possiamo dire, è stata finanziata sia quando c'era giunta di centro-sinistra che giunta di centro-destra, quindi da questo punto di vista la qualità si continua a premiare. Ecco, è una mostra che porta la regione al di là dei confini, perché è una mostra e un progetto che riguarda anche la collaborazione con la Slovenia e con altri paesi europei. Beh, sì, certo, la regione è sempre impegnata a sostenere queste iniziative culturali, che sono molto importanti per mantenere la vitalità proprio delle nostre città e dei nostri centri, e quindi è necessario che, al di là dell'essere di destra o di sinistra, insomma, si intervenga sempre per mantenere comunque una rassegna che arriva al 14° anno e che quest'anno è dedicata a Pinocchio. E devo dire che particolarmente con questi due artisti si arriva proprio anche a un livello internazionale, anche per Monfalcone di grande livello. Senta, qualcuno ha detto finalmente una bella mostra d'arte contemporanea, veramente d'arte contemporanea a Monfalcone, quindi anche i bandi aiutano proprio a far venire anche nelle città più piccole iniziative di qualità? Sì, certo, perché ho sentito che appunto i due artisti sono di livello nazionale e internazionale, e soprattutto per l'arte contemporanea, che magari un po' ha difficoltà, no, a entrare nel nostro tessuto, ma che è importante continuare a portare avanti. Le api industriose è anche uno di quei temi che però fa proprio riflettere sul mondo delle api. Che cosa sono le api? In Galleria Comunale d'Arte c'è una bella mostra d'arte contemporanea, e chi non potevamo se non prendere per parlare di api con un'ape regina? Beh, grazie del complimento, ma non sono così narcisista. No, sicuramente come assessore all'ambiente è un piacere avere qui questa sera questa mostra sulle api. Ci sono tanti ragazzi giovani, l'aspetto è culturale, però al di là dell'aspetto culturale c'è un aspetto ecologico che è veramente molto serio, e ne abbiamo preso la dimensione recentemente, perché in Friuli c'è stata una moria di api molto considerevole,
non si riusciva a capire inizialmente quale fosse il problema e poi si è scoperto che c'erano delle sementi di mais e di soia che erano contaminate da un antiparassitario molto potente che ha fatto morire le api. E questo, di questa cosa è stata così grave per il sistema che ha addirittura coinvolto la magistratura, ci sono degli indagati. E questo però ha messo in luce un aspetto che noi trascuriamo, cioè non ci rendiamo conto che senza l'impollinazione delle api in realtà tutto il nostro sistema non funziona e quindi la vita veramente nella terra così come la vediamo e con la ricchezza di vegetazione che abbiamo deriva proprio dalle api. E quindi questo direi che questa sera è importante che questi giovani ragazzi abbiano presente anche che c'è un problema veramente essenziale, insomma. Allora Lorena, abbiamo visto appunto, un po' abbiamo rivissuto questa giornata, tra le altre cose c'è stato anche, si vedeva anche la soddisfazione di dell'assessore Luca Fasan, ma perché? Perché in realtà era da tantissimo tempo che proprio la Galleria Comunale d'Arte di Monfalcone non si occupava proprio di arte contemporanea così specificatamente, ma soprattutto per certi versi è stata un po' pionieristica, perché dopo la tua mostra appunto è arrivato Crali, che insomma non ha bisogno, Tullio Crali penso che non abbia bisogno di presentazioni. Allora senti, torniamo un po' ai laboratori. Laboratori che sono molto articolati e lo devo dire, i laboratori toccano varie scuole, però non è lo stesso laboratorio che va in tante classi, no, ogni classe ha un laboratorio differente, lo scegli in base all'orientamento che i ragazzi scelgono in quella scuola o come decidi io porto questo tema in questa scuola, quest'altro in un'altra? Allora, c'è un discorso da fare a monte, noi scegliamo un tema che poi viene declinato nei vari aspetti, quindi l'edizione numero 14 aveva come tema centrale Pinocchio, ma più che Pinocchio le metafore contenute nel suo libro. E quindi abbiamo avuto un'analisi scientifica con una mostra dedicata, un'analisi contemporanea di quella che è l'arte, di quali sono i linguaggi di adesso, veicolata tramite il tema di Pinocchio, e prima di far partire i ragazzi nella loro interpretazione con il concorso artistico, abbiamo portato gli stessi autori all'interno delle scuole. Le scuole che ci ospitano sono a Trieste, Udine e Capodistria. Quest'anno abbiamo avuto anche due masterclass con Adriano Morettin, che è un fotografo subacqueo pluripremiato. E quindi ai ragazzi cerchiamo di dare degli spunti, dei punti di vista diversi sul come interpretare un tema. E lo facciamo grazie ai protagonisti che in prima persona sono i protagonisti delle mostre. Allora, senti, siamo quasi agli sgoccioli e non lo so perché, ma Capodistria ha sempre l'onore e l'onore di chiudere diciamo le varie carrellate, rassegne espositive. Sembra incredibile, ma in realtà questa è una delle poche iniziative che ha un tipo di percorso che poi finisce appunto in quello che è un po' il cuore della comunità italiana in Slovenia, ed essere ospitati in quel di Palazzo Pretorio è sicuramente un lustro ed un vanto dove difficilmente si entra, perché non è molto semplice. Ecco, quello che a me fa tra virgolette da un lato piacere ma dall'altro un po' la trista, perché è uno dei pochi casi, il tuo è un progetto che ogni anno vede sempre la partecipazione di moltissimi enti al di là dei singoli comuni, che tanto là il patrocinio, voglio dire, lo danno un po' a tutti, quindi non è un problema. Invece parliamo un po' di patrocini e di cause sposate da enti di qualità. Allora, tengo a precisare che non abbiamo patrocini, abbiamo delle vere e proprie collaborazioni, come dici tu. Abbiamo sempre scelto delle sedi prestigiose, a cominciare dal Museo Sartorio, dal Teatro Miela a Trieste,
dalla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di quest'anno, e spero sia appena il primo tassello di una lunga collaborazione. C'è da dire che abbiamo anche Casa Cavazzini, che è la sede del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Udine, dove per ultimo presenteremo il catalogo, proprio l'ultima tappa che raccoglie tutte le testimonianze dei vari appuntamenti. E a brevissimo, come dici tu, abbiamo una doppia mostra, una al Palazzo Pretorio di Capodistria che ospita le opere dei ragazzi, e lo stesso giorno abbiamo uno spazio, le gallerie, le Obalne Gallerie, cioè il Ministero della Cultura slovena che sostiene questa istituzione museale, ci dà la Galleria Medusa per realizzare un'altra mostra di un autore molto importante che è Alex De Pase, che è uno degli artisti del tatuaggio più famosi al mondo, e che poi è il direttore dell'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine, e che proprio recentemente è stato premiato al Macro di Roma, decretando a tutti gli effetti l'arte del tatuaggio come arte contemporanea. E quindi la prossima tappa è proprio qui che ci sposteremo, come dici tu, in una doppia sede, ma proprio perché l'intenzione è, in un progetto unico che porta degli autori di grandissimo livello, crediamo che le sedi giuste per ospitarle e per ospitarli e per svolgere siano proprio delle sedi autorevoli che li ospitino. Senti, io adesso torno a rivedere, tra altre cose, una delle prime interviste di Rina Matic sintetica. Proprio, ha fatto i complimenti, proprio la giornata quella al Museo Sartorio, dove lei era emozionatissima perché c'era veramente una sala strapiena, e vediamo che cosa ci avevi detto in quell'occasione. Le bugie del mare è un qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto in tanti anni di mette in scena. Quest'anno, con questo tema, che ogni anno è nuovo, abbiamo voluto analizzare anche l'aspetto scientifico, e quindi questa mostra, in collaborazione con l'OGS, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, analizza proprio una delle metafore più presenti del libro Le avventure di Pinocchio. Il tema, appunto, Pinocchio, non potevamo non parlare della bugia, ma della bugia con un'accezione positiva, cioè la mimesi, come il diventare altro da sé, diventa fondamentale nel mondo animale per poter sopravvivere. Allora, siamo negli ultimi 5 minuti, che poi è bello, no? Perché quando ti rivedi così, bisogna anche dirlo a chi non è abituato a fare questo lavoro o a queste iniziative, quando tu sei lì, sei talmente preso che qualsiasi cosa accada, sei talmente freddo che non te ne rendi conto. Poi dopo rivedersi è sempre più piacevole. Sì, non è emozione, è proprio concentrazione, il corpo è lì, ma la testa è già altrove che controlla e supervisiona tutto. Senti, parliamo dell'aspetto un po' comunicativo e dei rapporti che ci sono con le scuole, perché non è mica facile coinvolgere anche gli istituti scolastici. Cioè, ecco, come sono gli approcci? Perché magari adesso è un po' più semplice. Beh, però è un progetto che è nato 14 anni fa, quindi se continua nel suo percorso significa che qualche valore ce l'ha di continuare a vivere in una società dove i progetti che arrivano alle scuole sono veramente tantissimi. Ormai devo dire che sono le scuole poi a ricercare noi per chiedere già in anticipo qual è il tema dell'edizione successiva. È un approccio diretto, perché incontriamo proprio dai docenti, ai dirigenti scolastici, ai ragazzi stessi. Ci sono degli incontri propedeutici al lancio del tema ad inizio anno, e un invito poi a seguire tutte le tappe del progetto. Il pubblico è certamente giovane, perché ci sono tantissimi ragazzi che seguono i vari appuntamenti, ma abbiamo, appunto, come dicevo prima, anche un pubblico adulto che ci segue. Sicuramente la parte didattica ha un ruolo ben definito all'interno del progetto. Senti, in questi 14 anni è chiarissimo, il rapporto, anche il modo di comunicare con i giovani è anche molto cambiato, perché comunque fino a 5-6 anni fa, grosso modo, non c'era tutta questa mania di comunicare attraverso i social, attraverso Facebook e all'online. Ecco, da questo punto di vista, come è cambiato l'interazione e il concorso, appunto, con questa enorme espansione degli ultimi anni di soprattutto YouTube, Facebook, e adesso arriva Instagram?
Beh, il tema dei social quest'anno è stato trattato proprio da una ragazza, Arianna Cicutto, che ha vinto il primo premio ex aequo con un altro progetto nella sezione video, dove appunto si parlava che i social creano legame e quindi diventi burattino, perché nei social c'è una continua richiesta di diventare amico di qualcuno, di aggregarsi a qualche gruppo, quindi ti lega. Il video era molto sintomatico di questo che avvertono i ragazzi. Devo dire che per quanto riguarda appunto questa evoluzione nella comunicazione, si avverte anche già nei progetti dei ragazzi, non tanto nella quantità di video che può arrivare, ma dipende sempre molto dalla tematica. Lo scorso anno, per esempio, abbiamo avuto Peter Pan e il video non è stata una delle sezioni più ricche di lavori, mentre quest'anno Pinocchio ha avuto tantissimi lavori. Quello che c'è da dire è che i ragazzi però sono perfettamente consapevoli della società nella quale vivono e questo si evince proprio dai lavori, dalle tematiche che loro trattano nei temi che noi proponiamo. Senti, la cosa bella proprio di quando non ci si prepara, che io adoro non prepararci perché è la cosa più spontanea, ci fai vedere qualche video? Cosa ci hai portato? Allora, abbiamo anche da tenere presente che quest'anno abbiamo lanciato proprio su Monfalcone un contest sul contest. Abbiamo detto diventa reporter per un giorno, cioè raccontaci con pochissime immagini o in un brevissimo video che cosa ti colpisce di questa inaugurazione di arte contemporanea, dove poi ci sono state anche due performance, una musicale e una visiva con appunto gli studenti del MITA, del Master Internazionale di Tatuaggio Artistico e Pierpaolo Foti. E per cui abbiamo decretato il vincitore che ha realizzato questo video bellissimo. Quindi adesso noi ce lo vediamo. Allora, siamo in chiusura di questa zona franca veramente particolare e sono contento perché sembra di no, ma a lei tanto piace la TV, ma dopo quando la inviti non è sempre facile perché è sempre in giro da una parte all'altra. Tra le altre cose mi sembra che se avanti così diventerai monfalconese anche te perché ho visto che ti è piaciuta molto l'esperienza della Galleria Comunale d'Arte. Ci dà un'anticipazione sul prossimo anno? Allora, per scaramanzia, non la do in questa sede perché attendiamo, ovviamente, essendo un progetto che si realizza grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e noi abbiamo già presentato il progetto, con l'organizzazione dell'Associazione Culturale Opera Viva e importantissime collaborazioni che vanno dal Comune di Monfalcone, al Comune di Trieste, di Udine, di Luino Risina, della Canna, insomma, ci sono tantissime collaborazioni Tante cose le importanti. possiamo dire che il comune di Monfalcone, ricordiamo che il comune di Monfalcone non è il comune di Milano e Trieste, si è reso disponibile veramente concretamente con Ha parecchia polpa. accolto questo progetto e mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere che appunto sia stato destinato lo spazio, perché era uno spazio
negli anni passati è proprio riconosciuto negli ambienti dell'arte contemporanea come luogo deputato all'arte, e quindi lo spazio è bellissimo, si prestava benissimo, e quindi sono molto contenta di aver avuto questo luogo come sede espositiva per la mostra Clou, perché era la mostra dedicata a due artisti che con l'arte contemporanea hanno interpretato il tema di questa edizione. Per cui il tema io per scaramanzia lo direi non appena. Dacci un'idea, un qualcosa. Rimarremo nel mondo delle favole con un'interpretazione molto vicina sempre all'individuo, all'identità dell'individuo e al mondo che lo circonda. Senti, non è che sto spostamento nel mondo delle favole, perché sai, quando incominci a essere non più ventenne, di solito pensi a quando eri giovane, perché non avevi tanti problemi, non è che stiamo invecchiando. No, nasce la nostalgia. Nasce proprio dal ciclo. Cerchiamo di dare dei percorsi, no? Mettere una favola come un tema a un anno ha poco significato, abbiamo voluto creare una trilogia. C'è da dire che nelle favole molto spesso c'è sempre una doppia lettura. Difatti, in questa occasione molti istituti, molti studenti hanno riletto questo libro, tra virgolette, da adulti, che comunque sono adolescenti, e hanno scoperto delle connessioni col mondo di oggi, per cui bisogna leggere molto attentamente le fiabe, che talvolta non sono proprio soltanto favole per bambini, ma sono favole anche per adulti. Allora, io ringrazio Lorena Matic, che insomma sempre si cervella per trovare queste iniziative. Grazie, ci rivedremo il prossimo anno sicuramente, perché tanto lei è sempre per scaramanzia, ma poi o in un modo o nell'altro trova sempre il modo per portare avanti questi progetti. Grazie ancora Lorena Matic, Zona Franca torna la settimana prossima, arrivederci. Grazie. Ti avevo chiesto se mi facevi la...